Quattro giocatori con Massimo Rastelli sono arrivati in doppia cifra per quanto riguarda le presenze in campo e in campionato. Si tratta di Federico Casarini, Raffaele Russo, Lorenzo Moretti e Diego Gambale. 10 gettoni per loro. Con l'allenatore di Torre del Greco in panchina hanno giocato praticamente tutti, compresi due fuori rosa, Gennaro Scognamiglia e Andreas Braga nella competizione tricolore e Francesco Forte, divenuto numero uno di Coppa. Gli unici che all'inizio dell'anno non hanno collezionato nemmeno un minuto sono i due giovanissimi portieri Matteo Antignani e Antonio Pizzella. Il meno utilizzato da entrambi gli allenatori è stato Giuseppe Guadagni, schierato solo in Coppa Italia da Rastelli con la Turse per un tempo di gioco. Per lui 121 minuti in campionato e 45 nella competizione tricolore. Il difensore Lorenzo Moretti con 1604 minuti è il giocatore che ha il minutaggio più alto in maglia bianco-verde. Alle sue spalle il capitano Federico Casarini con 1533 minuti di gioco. I due, insieme a Diego Gambale e Raffaele Russo, sono i calciatori con il maggiore numero di presenze totali in questa stagione, 18. Antonio Matera è il giocatore che ha collezionato più cartellini gialli dall'inizio dell'anno, 6. Diego Gambale è il calciatore maggiormente subentrato, 11 volte. Marcello Trotta, quello più sostituito, 11 cambi per il casertano. Francesco Maisto è il più giovane calciatore ad aver esordito in campionato. Il centrocampista è subentrato nella ripresa di Foggia Avellino, terminata 1-1 a 19 anni e 17 giorni. Avellino Fair Play con sole 36 ammonizioni subite, al pari di Pescara e Monopoli. La Fidelsandria, prossimo avversario dei biancoverdi, è la compagine del Gione C che perde il maggior numero di punti nelle seconde frazioni. Meno 11 il gap negativo pugliese rispetto ai risultati dei primi 45. I biancazzurri, inoltre, sono distratti nei 15 minuti finali del primo tempo, con 7 gol subiti dal 31esimo al 45esimo, al pari della Turris.